Salve signori, sono Ciro Cerullo. In questo nuovo video vedremo come proteggere la superficie di un tavolo con della pellicola trasparente di nome Crystal. Per effettuare questo lavoretto dovete procurarvi un paio di metri di pellicola Crystal dello spessore di 0,30 mm e poi vi serviranno anche un paio di forbici e della carta gommata. Per quanto riguarda la pellicola, potete comprarla in qualche negozio che vende tessuto per tappezzare auto. Il costo varia da 2 a 3 euro al metro. Ok, allora incominciamo. Come prima cosa bisogna togliere il top del tavolo. Poi stendiamo la pellicola per tagliare la quantità che ci serve. Vi raccomando che quando la tagliate abbondate di 7-8 cm in quanto vi servirà dopo per fissarla sul tavolo. Dovete sapere che la caratteristica principale di questa pellicola è che se viene scaldata diventa molto elastica, quindi prima di procedere con il lavoro vi faccio vedere con un esempio come funziona. Allora, prendiamo un pezzettino di pellicola, la mettiamo su un foglio bianco e con un righello ci segniamo la misura prima di scaldare. Poi prendiamo un asciugacapelli e vi farò vedere di quanto si allunga la pellicola. Ho voluto farvi questo esempio per farvi capire come diventa elastica la pellicola se scaldata, quindi può prendere qualsiasi forma e noi la possiamo utilizzare per tappezzare una sedia, non lo so, un tavolo oppure una portiera di un'auto o quello che volete. Bene, fatto questo esempio, ora procediamo con il lavoro e scaldiamo bene la pellicola in modo da stenderla il più possibile. Dopo averla stirata bene con l'asciugacapelli, prendiamo il top del tavolo e lo sistemiamo sulla pellicola. Utilizzando la carta gommata, incominciamo ad incollare un lato sul tavolo. Ora facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, mettiamo la carta gommata, però questa volta non incolliamo in quanto dobbiamo prima scaldare bene la pellicola. Bene, siccome con il calore che abbiamo dato sarà diventata adesso molto elastica, ora tiriamo un pochettino e incolliamo quest'altro lato. La stessa cosa vale anche per il terzo lato, dopo aver scaldato molto bene, tiriamo e fissiamo con la carta gommata.
siamo arrivati finalmente all'ultimo lato e facciamo anche qua la stessa cosa. Allora, come vedete, ho fissato bene soltanto tre lati del tavolo. L'ultimo lato lo lascio ancora così, in quanto devo far uscire l'aria intrappolata sotto la pellicola. Per questo scopo utilizzo questa spatola in gomma che usano i piastrellisti per stuccare le piastrelle. Vedete bene i movimenti che faccio per far uscire tutta l'aria adesso. Bene, completato anche l'ultimo lato del tavolo, per concludere bisogna solo sistemare un po' gli angoli. Bene signori, finalmente sono arrivato alla fine del video. Ora, prima di concludere, vi farò vedere tre prove a cui ho sottoposto la pellicola appena applicata. Dunque, la prima prova che voglio farvi vedere è quella di sporcare la superficie con della pittura murale molto resistente. La seconda prova che voglio farvi vedere è quella di sporcare la superficie con dell'olio da cucina. Infine, con la terza vi faccio vedere come lancio dei mazzi di chiavi sul tavolo. Oltre al tavolo mi sono tappezzato anche le sedie della cucina.
i pannelli delle porte dell'auto, ed infine le sedie della sala da pranzo. Ok signori, sono arrivato alla fine di questo video, vi ringrazio per avermi seguito e se avete gradito ciò che vi ho mostrato mettete un mi piace o meglio ancora iscrivetevi al mio canale. Arrivederci.